Minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la Sala San Francesco, il percorso che porta al coro cosiddetto delle stimmate, del crocifisso delle stimmate, per raccontarvi quanto era duro l'attacco della Spagnola anche in questo convento. Come sappiamo, questa epidemia che si diffuse andando a mietere vittime, paura, colpì anche lo stesso Padre Pio, che venne posto in quarantena per diverse settimane nel 1918, proprio subito dopo la sua stigmatizzazione nella foresteria, ma poi guarì. C'è un episodio che ci racconta Padre Costantino Capobianco nei suoi detti aneddoti di Padre Pio. È proprio Padre Agostino a raccontargli che anche lui fu colpito dalla Spagnola. Lui che era tornato dalla Prima Guerra Mondiale indenne, perché lui aveva prestato servizio nella Croce Rossa italiana, purtroppo però al suo rientro anche lui venne colpito dalla Spagnola. E gli raccontò che nel momento in cui lui era a letto, con febbre, in modo particolare con dolori strazianti. Ci fu un momento in cui sentì quasi una voce, che gli diceva bestemmia, bestemmia, perché il dolore era troppo forte. E Padre Agostino raccontò a Padre Costantino che in quel momento, riuscì ad essere più forte di questa tentazione e anziché, ecco, bestemmiare, lui cominciò a gridare: Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio. E subito dopo il dolore svanì. Poi, un po' alla volta, anche lui uscì da questo tunnel, della Spagnola e guarì anche Padre Agostino. Subito dopo, lo stesso Padre Agostino ha raccontato a Padre Costantino Capobianco che è venuto qui in convento. Ha incontrato il suo caro Piuccio e gli ha detto: sai, Pio, che nei momenti più forti, più duri, io ti ho chiamato tante volte, e poi il dolore è svanito. E Padre Pio, con la sua candida tranquillità e anche schiettezza, gli disse: padre, ha chiamato troppo forte e io l'ho sentito.